La montagna ancora una volta ha chiesto il suo tributo di sangue. Una valanga ha colpito la spedizione veneta Hindu Kush 2019, immatinata a 5.300 metri sul picco minore dell'Ishkokman Valley. La cordata, composta da Tarcisio Bellò, Luca Morellato di Quinto Vicentino, Davide Bergamin di Castelfranco Veneto nel Trevigiano e di Tino Toldo Vicentino e tre guide alpine pakistane, è stata spazzata via dalla valanga. Immediati sono scattati i soccorsi e l'aviazione pakistana, già nelle prime ricognizioni, è riuscita ad individuare gli alpinisti che risulterebbero feriti ma vivi. Dispersa inizialmente una delle guide, successivamente però ne è stato trovato il corpo privo di vita. Al momento le condizioni atmosferiche impedirebbero le operazioni di recupero degli alpinisti, rimandate alle prossime ore, confidando in un miglioramento del tempo, mentre è stata attivata una squadra di soccorso via terra. Sulla pagina Facebook di Bellò, dedicata alla spedizione, le foto raccontano le tappe dell'avvicinamento al picco e poi la scalata, ed oggi si intensificano i messaggi degli amici preoccupati che li invitano a resistere e a non mollare. Siamo molto preoccupati, siamo vicini alle famiglie e a loro in particolar modo e confido che al loro ritorno, ecco, di poterli accogliere comunque come li avrei accolti anche se avessero raggiunto la vetta. Ricordo che avevo consegnato il gagliardetto del comune di Quinto Vicentino proprio a Tarcisio e a Luca pochi giorni prima della loro spedizione. Ecco, l'auspicio quindi che tornino salvi, che è la cosa più importante.